Buona sera a tutti, programma di incontri del Bergamo Science Center Digital Edition, che è la versione, diciamo, digitale degli incontri e degli eventi che solitamente organizziamo presso il Bergamo Science Center, che è la sede permanente dell'Associazione Bergamo Scienza e che, nonostante diciamo, l'emergenza e la pandemia, mi ha continuato a organizzare ovviamente per la sicurezza di tutti a distanza. Siamo qui con Massimo Sandal, che saluto innanzitutto, benvenuto. Grazie, E buonasera. prima di presentare Massimo, volevo soltanto ricordarvi appunto che gli incontri si svolgeranno nel corso dei prossimi mesi, prima fino, diciamo, ci porteranno fino all'inizio di ottobre. Durante le prime 2 settimane di ottobre, come sempre, parte il Festival di Bergamo Scienza. Nel frattempo ci sono tutti questi eventi che potete scoprire, in parte il calendario si sta ancora formando e li potete scoprire sul sito bergamoscienza.it oppure seguendoci sui nostri canali social, ovvero su Facebook, su Instagram, su YouTube e su Twitch, se siete dei frequentatori di Twitch. Allora, questa sera siamo qua per parlare di estinzioni. Perché per parlare di estinzioni? Perché siamo qua per parlare del bellissimo libro di Massimo Sandal, La malinconia del mammut, specie estinte e come riportarle in vita, che è edito dal Saggiatore. Massimo Sandal, per chi non lo conoscesse, nasce come ricercatore scienziato e ha fatto anche parecchi anni di ricerca. Non a caso ha non uno, ma ben due dottorati di ricerca, un dottorato in biologia, dunque ricercatore in biologia molecolare, dottorato, lo leggo che non vorrei sbagliare, in biofisica sperimentale e biologia computazionale, quindi sempre un po', diciamo, multidisciplinari come approcci, e oggi si occupa di divulgazione, anche se è un termine che non ci piace sempre, ma insomma scrive di scienza in tutte le forme possibili e immaginabili, collabora con le scienze, con Wired, ma con tantissime altre testate, appunto ha dato alle stampe il primo libro e speriamo assolutamente non l'ultimo, perché è un libro entusiasmante. Allora, Massimo, che dire, tu ci stai chiamando da Aquisgrana, Sì, giusto? vivo in Germania, vivo ad Aquisgrana, subito fuori Aquisgrana, un paesino in realtà. Bene, e tra Aquisgrana e Milano parliamo di. Intanto Stefano Bertacchi ci Saluto saluta. Ci saluta. Perfetto, Bertacchi, che è un meme vivente. ci sono questi scambi, queste felicitazioni. Da dove partiamo? Allora, il libro lo dico proprio col cuore in mano, come si dice, lo sa bene chi mi è stato intorno in questi giorni, che non ne poteva più, perché continuavo a parlare di questo libro, è veramente splendido. E la cosa che mi colpisce, e lo dico subito, è che io, vabbè, di estinzioni magari non mi sono mai interessato tantissimo, però qualche altra cosa l'ho letta, qualche libro anche noto, e nonostante questo non ho mai avuto l'impressione che ho avuto leggendo questo libro, e cioè che è quella di guardare al pianeta Terra come a un pianeta alieno e rendersi conto che la vita che è veramente una delle possibili forme. E questa cosa l'ho trovata molto straniante. C'è in particolare una sezione del libro, molto narrativa, al centro, dove sembra davvero di assistere a una serie di estinzioni. Tu ne scegli quattro. Adesso magari ci racconti anche perché hai scelto queste quattro, e sembra davvero di essere lì, di essere presente, e ci si rende conto della stranezza del mondo prima di questo, un mondo in cui l'ossigeno era tossico, in cui c'erano veramente forme di vita strane. Quindi volevo sapere da te qualcosa su questi mondi alieni e su perché hai scelto di parlare proprio di questi, che sono sempre la Terra, giusto per chiarire. Sì, questa è una bella domanda, perché mi piace l'idea del fatto che tu abbia detto che ti sembrano dei mondi alieni, che effettivamente lo sono, no? Come diceva qualcuno, il passato è un altro posto, è un altro luogo. Ed è vero, nel senso che noi quando vediamo il passato della biosfera, vediamo effettivamente tutta una serie di possibilità che sono state e che poi non si sono più. Come dire, verificate, insomma, hanno avuto inizio e una fine, e che sono anche molto diverse appunto dal mondo che vediamo oggi. E questo, secondo me, è una delle cose affascinanti assolutamente della paleontologia,
e dello studio delle estinzioni e della storia della Terra, appunto poter vedere appunto questa serie di mondi che si sono susseguiti così diversi dal nostro. Nello specifico, appunto, in realtà ho scelto quelle quattro estinzioni come esempi di estinzioni di massa del libro. Non ci sono solo queste, non si parla solo di questo, ma in quella sezione del libro, proprio un po' anche proprio per dare questa impressione, tanto più che appunto due delle quattro estinzioni di cui parlo non sono considerate tra le famose Big Five, le cinque grandi estinzioni di massa classiche di cui si parla, ma sono precedenti ad esse, sono degli eventi che sappiamo hanno avuto sicuramente un enorme impatto sulla biosfera, ma che non sono formalmente conteggiate come tali. E una di queste che ha affascinato altri lettori a parte te è quella dell'estinzione alla fine del precambriano della fauna di Diacara, che era una fauna estremamente bizzarra che esisteva sulla Terra subito prima della comparsa degli animali di tipo moderno, come potremmo dire, come gli artropodi, gli anelidi, anche i cordati, i pesci, se vogliamo, prima di quelle creature, per quanto bizzarre, comunque appartenenti a quantomeno a tipi, a classi a noi familiari, c'era un mondo fatto di creature completamente aliene che erano, sembravano spesso, più caso, delle specie di frittelline gelatinose appiccicate sulla sabbia, di cui non sappiamo letteralmente ricostruire la funzione, perché non è che abbiano una testa, delle zampe, degli occhi, possiamo quantomeno indovinare cosa potessero fare. Sono delle forme di cui veramente è difficilissimo dare un'interpretazione. E questa è una cosa che mi ha sempre affascinato tantissimo e sono felice di vedere che questa cosa passa, insomma. No, sì, è veramente molto affascinante. E devo dire che anche appunto il fatto che l'ossigeno, che noi oggi consideriamo fondamentale, ovviamente perché lo respiriamo, e parte della nostra attenzione verso gli ecosistemi ha a che fare con il preservare le grandi foreste che fungono da polmoni del pianeta. In un altro momento storico è stato considerato, diciamo, il gas che si è immesso nell'atmosfera dagli organismi, diciamo, egoisti, che ha messo in pericolo la vita del pianeta, che è un po' quello che stiamo facendo noi, diverso ovviamente, però è interessante il parallelismo, no? Sì, infatti, molto brevemente, appunto, l'ossigeno è diventato per noi oggi un gas fondamentale, insomma, nel senso, sappiamo visto che più di pochi secondi senza ossigeno iniziano ad avere dei problemi, sì. Ma per gli organismi che vivevano 2 miliardi e qualcosa di anni fa era esattamente l'opposto: l'ossigeno era un veleno, l'ossigeno è un gas estremamente reattivo e tuttora ci ammazzerebbe in pochissimo tempo se il nostro corpo non fosse inzuppato di enzimi che lavorano continuamente per rimuovere le specie reattive dell'ossigeno dalle nostre cellule. E quindi lo usiamo, ma con molta cautela, no? Insomma, come fosse una specie di benzina esplosiva che bisogna tenere con molta attenzione per usarla, per non far sì che si faccia dei danni. E una volta appunto non c'erano queste valvole di sicurezza biochimiche e quindi l'ossigeno ti uccideva. E tuttora esistono molti batteri, cosiddetti batteri anaerobi, che tuttora senza ossigeno, cioè vivono senza ossigeno e con l'ossigeno rischiano di schiattare. L'ossigeno nasce sulla Terra, non è che ci fosse stato mandato, come dire, dal nulla. Si dice che quando nasce, quando si evolve la fotosintesi. E quando si evolve la fotosintesi sono delle specie batteriche, cioè batteri che imparano a usare la luce del sole con una reazione molto efficiente che ha come sottoprodotto questo gas, l'ossigeno. Loro imparano in qualche modo a sopravvivere in presenza di ossigeno, ma tutte le specie batteriche che erano sulla Terra in quel pianeta, non c'erano altre specie, cioè c'erano solo batteri all'epoca, poi sicuramente sono trovati in una grandissima difficoltà perché l'aria si riempiva di gas velenosi, letteralmente. Cioè, come se domani nascesse una pianta che inizia a sputare gas nervino in atmosfera, ecco, immaginate. Non un piacevole esito dell'evoluzione, diciamo. No, ecco, però poi deve essere stata una catastrofe lì per lì, ha permesso viceversa l'evoluzione di animali complessi, di creature complesse, perché permette a sua volta l'ossigeno di sfruttare meglio l'energia e quindi c'è chimica, quindi in realtà alla fine tutto è bene perché finisce bene. Certo, se potessimo intervistare un batterio dell'epoca magari non la prenderebbe non così. Era così entusiasta, diciamo, è sempre del fenomeno.
questione di punti di vista, che è un tema che peraltro ricorre più volte nel libro. Magari dopo, se abbiamo tempo, devo fare una domanda molto interessante, in realtà emergerà. No, l'altra cosa interessante per una persona di nuovo come me, che devo dire ha scoperto e imparato un sacco di cose in questo libro, anche se, come dici tu, alla fine forse lascio più domande che risposte, però tante risposte ci sono, è il fatto che ci concentriamo molto sulla megafauna, nel senso che abbiamo un'idea di quali sono i grandi mammiferi in via d'estinzione, e questa comunicazione dà un po' l'impressione, riduce un po' l'impatto del fenomeno che stiamo vivendo, cioè di quella che viene chiamata sesta estinzione, che tu racconti con dovizia, fai anche un sacco anche lì di domande, ti fai delle domande anche su questo termine, se è corretto o meno. Però effettivamente quanto è fuorviante guardare le giraffe, guardare questi simboli, no, degli elefanti, piuttosto che andare a vedere, perché quando si vanno a vedere i numeri, e tu nel libro mostri questi numeri, ci si rende conto che l'estinzione è davvero, cioè quella che stiamo vivendo è davvero un'estinzione di massa, ma è una massa invisibile per noi che non studiamo questi animali, diciamo. Sì, ecco, già il fatto che noi parliamo quasi sempre di animali e non del resto delle creature viventi che non si muovono come animali è già un indizio. Sì, noi quando pensiamo alla biosfera, quando pensiamo alle specie in estinzione, pensiamo appunto di solito a quella che viene chiamata la cosiddetta megafauna carismatica, è un termine tecnico. Anche questo è un bel termine, la megafauna carismatica. Uno vorrebbe far parte della megafauna carismatica. Non credo che noi ne facciamo parte. Ma oddio, noi parliamo di carismatica nel senso che riscuote il nostro interesse, no? In questo senso qua. Noi riscuotiamo il nostro stesso interesse un sacco per ovvi motivi, però a noi ci piacciono comunque delle creature che hanno certi caratteri ben definiti, ci piacciono gli animali in cui che possiamo anche un po' antropomorfizzare, no? L'orso, la tigre, il leone, con quei che i bambini giocano, insomma, cioè mio figlio ha i pupazzetti di vari animali, appunto orsetti, gufi, ha un dodo, tra l'altro, cioè un animale estinto, però ecco, non è che abbia pupazzi di nematodi o di vermi che vivono sottoterra. Però è appunto, questo sembra un discorso un po' ridicolo, ma in realtà questo condiziona proprio il modo in cui pensiamo all'estinzione. Lo condiziona per noi, diciamo, pubblico non esperto, non addetto ai lavori, perché ovviamente ci chiedono di salvare appunto il panda o il koala, pensiamo che sei mai batuffo, diciamo che carino, e quindi versiamo magari 5 euro di donazione. Mentre se ti chiedono di salvare una mosca parassita in bordo, magari dici anche magari no. Ma il dramma è che condiziona, e questo è sorprendente, anche le preferenze stesse degli scienziati. C'è molta, molta più letteratura scientifica su, ad esempio, sulla conservazione degli uccelli che sulla conservazione degli insetti, anche se le specie di insetti sono centinaia di volte le specie degli uccelli, il ruolo ecologico è assolutamente fondamentale. Possiamo pensare, se domani si estinguessero tutti gli uccelli di botto, no? Con uno schiocco di dita, sarebbe un bel problema, ma il mondo non cambierebbe tantissimo rispetto ad oggi. Se si estinguessero tutti gli insetti, gli ecosistemi come li conosciamo non esisterebbero assolutamente più. Ecco. E nonostante il nostro interesse anche scientifico anche verso questa cosa qua è esattamente opposto. E questo è un problema completamente culturale, che ci dice anche, tra l'altro, che la scienza non è questa specie di cattedrale oggettiva, ma è ben influenzata dalla cultura in cui è immersa. Ed è un problema, perché noi, ad esempio, seguiamo molto meno, abbiamo molto meno conoscenza sullo stato di salute delle specie di invertebrati che di vertebrati, o di non animali rispetto agli animali, e così via. Quindi sì, il quadro che abbiamo sull'estinzione in corso, sulla salute della biosfera, è parziale anche per questo. Adesso si sta un po' cercando di rimediare, ad esempio il fenomeno del declino degli insetti, che poi è molto complicato, più complicato che ho descritto nel libro, perché subito dopo che è uscito il libro sono usciti dei lavori scientifici che hanno cambiato il quadro. È sempre così quando si parla di scienza. Obsoleta il giorno stesso in cui la pubblichi. Però, ecco, si sta iniziando un po' a lavorarci sul serio, quindi qualcosina cambia, però ecco, insomma, vediamo un po'. Certo. Tra l'altro, a proposito di questo fatto, che ci sono delle specie di cui si parla tanto, quindi le persone comuni sanno che sono a rischio di estinzione, ma non capiscono che magari
una specie su quattro in generale, ho detto il 40% degli anfibi, cioè numeri, adesso io sto dando numeri sicuramente sbagliati, perché me li sto un po' ricordando, però sono numeri di questo tipo, no? Quindi ti fa rendere conto che è veramente un fenomeno trasversale. Quindi oltre al fatto che verso alcuni animali c'è poca attenzione, è interessante nel libro, proprio quando si parla di cambi di prospettiva, di diciamo di valori culturali che ci fanno riflettere sulle cose, quando si parla di altre tipologie di estinzioni che non sono necessariamente quelle che uno si aspetterebbe, no? Ma che estinzioni sono in ogni caso. E volevo leggere un pezzettino che secondo me è molto bello, anche perché vi dà l'idea di come è scritto il libro, che secondo me è veramente di valore. Vi leggo questo pezzetto così poi ci racconti meglio di questa cosa. Da un lato, alti funzionari da tutto il mondo sorridano estatici, in giacca e cravatta, firmando una dichiarazione congiunta su un tavolo. Dall'altro, giovani kenyoti in abiti tradizionali, a piedi nudi, danzano pazzi di gioia. Il trionfo si svolge a Nairobi nell'ottobre del 1979. E che cosa festeggiano, di che cosa si trionfa? Il fatto, di cosa si parla per questo trionfo, che è stata distrutta un'entità biologica che conviveva con noi sapiens da millenni. Non sappiamo quanti, forse solo 3, forse più di 50. Popoli tra loro remoti la veneravano, dedicavano ad essa specifiche testarde divinità. Era Sopona tra gli Yoruba dell'Africa occidentale, Shitalamata per gli abitanti dell'India settentrionali e il demone Ososhin, che teme il colore rosso, in Giappone. Abbiamo falciato il suo habitat con ostinata sistematica perfidia, abbiamo impedito ai fuggiaschi di migrare e riprodursi, l'abbiamo inseguita negli angoli più poveri e disperati del globo, l'abbiamo umiliata e vinta e abbiamo stappato lo champagne. Questa è la storia di una specie massacrata, diciamo, di una storia di un'estinzione, però chiaramente un'estinzione di cui siamo felici e che anzi abbiamo lavorato, come si vede da questa bellissima... da questo bellissimo passaggio, strenuamente, ed è stata veramente una fatica immane. Io non l'avevo mai vista come un'estinzione, e si parla del virus del vaiolo. Ho visto che siamo nel mezzo di una pandemia, per cui ci sono effettivamente esseri viventi o semiviventi, a seconda dei punti di vista, che ci stanno poco simpatici. Questa è una storia interessante, questa provocazione su, no, sull'estinzione, sì, volontaria. Perché noi parliamo di estinzione, pensiamo sempre all'estinzione di specie che tutto sommato non ci danno fastidio, no? Punto. Cioè, fondamentalmente i panda non ci danno molta noia, anzi sono carini, mangiano bambù, come fai a volergli male, no? Ma è vero che noi in realtà lavoriamo per estinguere o per sterminare una serie di specie perché sono per noi nocive. Il virus del vaiolo che è stato estinto, si dice infatti in gergo eradicato, perché in realtà è un termine con un significato leggermente diverso, ma comunque sia stato, non si parla quasi mai, abbiamo estinto o quasi estinto il virus del vaiolo, abbiamo sradicato, no? Come fosse appunto un'erba. E lo stesso per dire, se domani riuscissimo a estinguere il maledetto SARS-CoV-2, io sarei il primo a stappare il famoso champagne, perché cioè, non ne possiamo più, ovviamente, nel migliore dei casi. Questo vuol dire, cosa vuol dire? Vuol dire che... Infatti ci chiedono, per esempio, scusami se ti interrompo, non volevo, però ci chiedono Zanzara, lei scriviamo, sì, sta maledetta, questa, ecco, è una buona domanda. Esatto, passiamo alla zanzara. Allora, perché quando parliamo di patogeni direttamente, che appunto può essere il vaiolo, il coronavirus della Covid, o comunque creature che ci danneggiano direttamente, diventa appunto una questione mors tua vita mea, quindi... giustamente uno dice, vabbè, il coronavirus sarà tanto interessante per gli scienziati, ma se se ne va, meglio per tutti. E questo sono perfettamente d'accordo, per carità. Diventa però un pochino più complicato appunto quando passa le zanzare. Ad esempio, se vogliamo eradicare la malaria, la strategia migliore, indicata da molti ricercatori, è quella di eliminare le zanzare che sono il vettore, cioè che la portano in giro pungendo la gente. E qui uno dice, ok, anche le zanzare, tutto sommato, chissene, perché insomma sono fastidiose, pungono e così via. Poi le zanzare non sono nostri parassiti obbligati che non hanno nessun altro ruolo nell'ecosistema, sono delle creature che hanno magari delle altre funzioni. Ad esempio, le zanzare maschio non pungono le persone, cui pungono le succhiare il sangue sono solo le femmine, ma ad esempio vanno a succhiare nettare del fiore, possono essere degli impollinatori. Ci sono intere specie di ragni che vivono solo di zanzare, specie di pesci. Anche di uccelli, immagino.
uccelli, pesci, sì, uccelli, ma soprattutto pesci, che sembra che vivono quasi solo di varia, di zanzara. Nel momento in cui vivi di zanzare, stai già impattando l'ecosistema in modi che non sai necessariamente prevedere, perché poi gli ecosistemi non sono lineari, come si dice, non è che se togli un pezzetto, il resto, togli due, togli tre, tutto va bene più o meno. Magari togli un pezzetto, non succede niente, togli due, non succede niente, togli il terzo, crolla tutta la baracca. Sono fatti letteralmente così. Quindi devi iniziare a farti delle domande. Dopodiché ci sono specie che magari non ci ammazzano direttamente o indirettamente, ma che comunque ci danno fastidio. Ad esempio nel libro cito il caso di una specie di moscerino che è molto fastidiosa perché dà noia alle coltivazioni di fragole. E quindi ci sono degli scienziati che stanno studiando dei metodi, anche con ingegneria genetica, per liberarsi di questo moscerino. E già lì inizia a dire, ok, ci serve così tanto avere coltivazioni di fragole da dover per forza ammazzare una specie di moscerino, oppure il moscerino tutto sommato non ci interessa, preferiamo vivere come fragole. Ora, quando quel paragrafo, per capire il sottocapitolo che hai letto, si intitola appunto Regola per sopravvivere, che poi è il titolo di un racconto di fantascienza di Richard Matheson, perché appunto è, come dire, nella storia dell'umanità, nel suo rapporto con le altre specie, c'è sempre appunto questa regola di fondo, che noi siamo comunque in conflitto per delle risorse con queste specie, che sia vuoi la nostra sopravvivenza nel caso più, come dire, chiaro, immediato, vuoi anche risorse o, come può essere una coltivazione, una pianta che ci interessa coltivare, o anche altre cose. Ad esempio, leggevo giusto pochi giorni fa, rileggevo la storia di una lumaca che vive negli abissi marini, in certi ambienti molto specifici, che sono le confronti dei sorgenti idrotermali oceaniche, che è in pericolo, nonostante vive in un ambiente dove gli esseri umani non mettono piede normalmente, perché vive in ambienti che, guarda caso, sono molto ricchi di ferro. La lumaca, tra l'altro, usa il ferro come scudo, cioè è l'unica specie a parte l'uomo che usa il metallo per farsi una corazza, e a noi serve lo stesso ferro della lumaca, quindi siamo in conflitto con la lumaca per la stessa risorsa mineraria, e il sospetto è che la lumaca verrà peggio, perché probabilmente sì, magari sospettatamente. E quindi sì, il discorso è che il rapporto tra noi, poi fin concludo, le altre specie non è indifferente, non è che noi ammazziamo perché siamo necessariamente cattivi o perché o cinici o perché potremmo evitare di farlo. Siamo comunque, cioè noi comunque occupiamo dello spazio e delle risorse anche solo per coltivare, per esempio, le piante che togliamo qui ad altri, inevitabilmente. Quindi c'è sempre una situazione di tensione, ecco, che non è così facile da risolvere. Infatti, questa è una cosa che emerge appunto anche in varie parti del libro, e cioè questa tensione che è un po' connaturata, cioè è un problema questo dell'estinzione, della sesta estinzione, che non è così banalmente risolvibile. Nessuno di questi problemi lo è, ovviamente, anche quando si parla di cambiamento climatico, insomma, non è proprio una sfida da poco. Però il cambiamento climatico ha a che fare quantomeno con un utilizzo specifico di un tipo di energia che può essere sostituita a fatica, con un sacco di rallentamenti e di problemi, però teoricamente sostituibile. Qui si tratta veramente del solo fatto che noi siamo presenti in un numero, diciamo, piuttosto imponente, e soprattutto, altra cosa interessante, è che ci spostiamo. C'è sto fatto di spostarci nel pianeta. Un'altra cosa che emerge, che è interessante, è questo fatto, cioè noi l'abbiamo imparato anche con la pandemia, della mostruosità della nostra capacità di muoverci in poco tempo in qualsiasi punto del pianeta, del fatto che questa capacità è, tra l'altro, piuttosto recente, ma neanche così recente, è anche su quello interessante capire quando è iniziata questa sesta estinzione, però è veramente uno anche dei fattori che la traina. E volevo capire, volevo ci spiegassi un po' perché questa idea che collegare tra loro territori diversi porti necessariamente, quasi in maniera automatica, inevitabile, a un impoverimento ecologico dei territori, mi ha colpito, è interessante. Sì, sì, noi, come giustamente hai fatto notare, ci spostiamo in realtà da moltissimo tempo, cioè nel senso la specie umana, anzi, si sposta sul pianeta Terra da prima ancora che fosse Homo sapiens. Già noi troviamo Homo erectus che sono trasportati dall'Africa fino alla Cina, per esempio. Quindi in realtà gli esseri umani si sono sparpagliati per il mondo dall'inizio della loro storia.
così facendo, tra l'altro, appunto, hanno anche influenzato la composizione della biosfera, perché tanto c'è questo simpatico pattern per cui già nella preistoria, quando vedi che gli esseri umani arrivano in un certo continente, casualmente la megafauna di quel continente inizia a crollare miseramente, perché ovviamente quando si trova davanti a un sacco di bestie grosse da mangiare, le persone non dicono si tirano indietro. Oggi quello che dici però, appunto, è proprio leggermente diverso, ovvero il fatto che noi spostandoci mettiamo in contatto specie che prima erano isolate tra loro. Per cui un insetto che fino a ieri viveva solo magari in una certa zona della Cina, oggi lo troviamo in tutta l'Europa, in tutto il mondo, zone temperate. È caso ad esempio c'è la cimice, che adesso non mi ricordo come si chiama, ma che è famosa perché insomma è diventata infestante da qualche anno anche in Italia, in Europa, che però è originaria dell'Asia. E stava lì, adesso mette minaccia anche le nostre coltivazioni, tra l'altro, quindi anche un problema economico, non solo ecologico. Tra l'altro c'è anche l'esempio nel libro di questa alga che sì. Era un'alga specifica di una certa zona e che tappezza praticamente i mari di mezzo mondo, il Mediterraneo, per via degli acquari. Quindi uno dice una cosa anche, uno dice, vabbè, ci piacciono gli acquari, prendo un acquario qui, sì. Un acquario là, sposto due acquari e il risultato... Sono cose che avvengono in modi in cui non penserebbe mai. La chicavite si chiama Calderpa, questa alga. E sì, è un'alga che è molto, molto carina, che veniva usata negli acquari. Gli acquariofili buttavano ingenuamente in mare magari l'acqua degli acquari che non usavano più. E questa alga si è sparpagliata e ha coperto interi chilometri quadrati di fondale del Mediterraneo. Con esiti ecologici ancora non chiarissimi, in realtà mi sembra addirittura alcuni casi che non faccia neanche così male, anzi sì, è complicato. Però comunque sì, insomma, ha sconvolto parecchio la situazione. E, c'è un problema di fondo appunto, come dici te, è quasi inevitabile che nel momento in cui fai questo, quindi si a smistare specie qua là, qualcosa si perda, perché esiste una specie di regoletta matematica, che però ha un fondamento molto concreto, per cui una certa quantità di territorio supporta un certo numero di specie. Cioè, se io prendo, che so, un chilometro quadrato di foresta in cui ci sono, che so, diciamo 100 specie e lo taglio in due, le due metà non supportano 100 specie ciascuna, però poi qualche specie si estinguerà in una dell'altra metà. Viceversa, se io le metto insieme, non allo stesso modo... qualche specie si estinguerà rispetto a quelle due, se c'erano specie diverse prima. Questo perché diciamo che il tema è che se tu metti in collegamento due aree che hanno lo stesso volume, c'è la stessa area, non ottieni, e hanno 50 specie, non ottieni 100 specie, perché 100. Alla fine non hai ridotto la superficie. Mettendole in collegamento, alla fine ti si riduce il numero di specie. Sì, questo perché semplicemente se tu hai due aree in cui si sono evolute indipendentemente degli ecosistemi, quindi hai un'isola e un'altra isola, e su ognuna di queste isole si sono evoluti, imponiamo, dei carnivori, degli erbivori, delle specie che si nutrono di detriti e così via, e nell'altra isola pure, perché comunque la successione naturale di questo ecosistema, li metti insieme, a questo punto hai di colpo i predatori dell'isola A si mettono a competere con i predatori dell'isola B. E a una certa, di solito, in questa situazione uno dei due vince. Non è un gioco in cui si mettono d'accordo e dicono io mi tengo sto pezzo. Può succedere, può succedere che magari si trova una nicchia diversa, ma in generale la regola è che all'inizio ci sono specie di colpo e sono in competizione, mentre prima avevano magari, tra virgolette, il monopolio o l'oligopolio su una certa nicchia ecologica, e una delle due soccombe per inevitabilmente. Quindi sì, questo è quello che vediamo, perché appunto magari specie che tra l'altro magari nel loro ambiente naturale erano ampiamente tenute a bada da predatori naturali e da malattie endemiche e così via, esposti a un altro continente si iniziano a riprodursi senza controllo perché non hanno più i loro nemici naturali, creando appunto una serie di squilibri non da poco. Quindi sì, abbiamo un ecosistema, paradossalmente questo vuol dire che magari il singolo ecosistema, cioè oggi magari troviamo in Italia specie che una volta non c'erano, potremmo dire che bello, ci sono delle specie in più, ma in realtà così facendo perdi poi del... stai perdendo delle altre parte. E infatti su questo fronte, cioè adesso abbiamo parlato di queste cose, ovviamente ci sono altri fenomeni che contribuiscono a questa, diciamo, stessa estinzione. Un ragazzo, un uomo che ci sta seguendo, Carlo Grassi, ci scrive: estinguendo ci estinguiamo, punto di domanda, che è una buona domanda,
che tu nel libro, che riflette anche un po' la domanda, perché ci interessa parlare di estinzione? Qual è il problema di questa estinzione poi alla fine? E quindi sì, ci estinguiamo, se non ci estinguiamo cosa succede? Come dovremmo vederla? Anche, no? Sia dal punto di vista della nostra sopravvivenza, quindi in modo un po' egoistico, ma anche giusto, come giustamente Carlo ci chiede, ma forse anche non solo da quel punto di vista, forse... Sì, come dicevo prima, c'è sempre appunto una tensione in gioco, cioè noi non possiamo immaginare di vivere in un magico mondo all'Avatar, dove siamo in perfetta armonia con tutti i viventi, vita naturale durante. Viceversa, però, ovviamente la biosfera ci serve, nel senso che esiste tutta una serie di... cioè esiste un concetto che è stato sviluppato negli ultimi decenni, che è quello cosiddetto dei servizi ecosistemici, che praticamente è un modo per dire che cosa fa l'ecosistema per noi. E l'ecosistema fa un sacco di cose, cosa a cui magari non pensi, ma banalmente nel momento in cui c'è un ecosistema capace, ad esempio, di decomporre rifiuti organici e di trasformarli in materiale biologico che poi magari puoi usare per mangiare, che ad esempio può diventare concime o qualcosa del genere, o diventa banalmente anche anidride carbonica che poi rientra in atomo nelle piante per fare crescere, banalmente con un servizio ecosistemico, così come ad esempio quando una foresta, per esempio noto forse a tutti, tiene, come dire, solidamente i pendii a montagna e evita che franino a terra, a valle, i pendii a montagna. Sono un sacco di cose che fanno gli ecosistemi, che fa la biodiversità per noi, ad esempio appunto di nuovo anche qui, che costano anche un sacco di soldi, cioè perché alcune non sapremo sì, farle, ma oltre a quelle che non sappiamo fare, cioè, nel senso, c'è gente che ha calcolato che il valore di questi servizi ecosistemici è paragonabile al prodotto interno lordo dell'intero pianeta, ecco, nel senso che praticamente ci tengono, come dire, insomma, siamo decisamente dipendenti da questo tipo di cose che l'ecosistema fa per noi. Un esempio molto, diciamo, molto famoso è quello degli impollinatori. Spesso parliamo delle api, no? Oddio, si sta estinguendo le api. Cioè, le api, in realtà, le api, Apis mellifera, la pina del miele, sta benone perché la alleviamo. Ogni tanto ci sono dei patogeni, dei problemi, però insomma, più o meno sta abbastanza bene. Però c'è un sacco di specie impollinatori che ci servono, perché le api non è che fanno tutto da sole, e alcune di queste sono effettivamente a rischio, e questo può essere un problema per molte coltivazioni, non tutte, però 20-30% delle specie coltivate, credo. E, quindi sì, questo dal punto di vista proprio grezzo, come dire, di interesse personale. A un livello più ampio, questa cosa che mi preme, la biosfera è anche parte, come dire, del patrimonio culturale, parliamo dell'umanità, no? Come possono essere le opere d'arte, come può essere appunto la cattedrale Notre Dame, così anche le tigri hanno un loro valore intrinseco, sono qualche parte della nostra cultura, sono riferimenti per noi. Immaginate, pensate cosa abbiamo perso quando nel Pleistocene sono estinti i mammut, appunto, che erano quasi sicuramente un animale totemico, simbolico per gli esseri umani che erano all'epoca, e poi ci sono più stati, cioè abbiamo, come dire, perso per millenni un enorme riferimento culturale dell'umanità, e poi ci abbiamo un po' recuperato a fatica nell'ultimo secolo e mezzo. Ecco, e noi dovremmo più che altro domandarci a questo punto cosa vogliamo fare di questo patrimonio che abbiamo sempre dato per scontato, ma che scontato non è, e di cui inevitabilmente noi siamo, se non i padroni, quantomeno i timonieri, perché la nostra influenza sul pianeta Terra è talmente elevata, è talmente profonda, che quello che facciamo come civiltà umana decide le sorti del destino di tutte le specie viventi, o comunque una buona parte di esse. Però finora lo facciamo in maniera abbastanza inconsapevole, cioè noi produciamo, coltiviamo, ci espandiamo, facciamo tante cose, appunto consumiamo magari energia elettrica e così via, senza renderci bene conto consciamente di cosa significa questo per medio e lungo termine. Se iniziassimo magari a domandarcelo, potrebbe essere interessante. No, questo è interessante, ed è anche interessante quelle domande che stanno arrivando, che sono a fine. La prima domanda sono legate. La prima domanda è che Cecilia ci chiede, ma la soluzione dell'estinzione degli esseri umani, Massimo, l'ha considerata? E io, prima di lasciare parlare Massimo, devo dire che sì, Massimo l'ha considerata, cioè magari non personalmente, però nel libro c'è un riferimento che io mi ero anche segnato,
perché mi era piaciuto tantissimo. Vi dico semplicemente, cioè adesso vi lascio raccontare a lui, però giustamente un buon motivo per promuovere l'estinzione degli esseri umani, secondo me, è in questa frase che mi è piaciuta tantissimo ed è legata a quello che stavi dicendo adesso sul valore di una tigre, ed è: le opere di Shakespeare o il lavoro scientifico di Einstein non valgono nulla davanti a una singola tigre. Quindi, come dire, è inutile che pensiamo quello che potremmo fare noi, andiamocene e lasciamo a loro. Sì. Tengo a precisare che la frase non è mia, ma è del... È una citazione. Di cui non ricordo adesso il nome, purtroppo, del cosiddetto Voluntary Human Extinction Movement, il movimento di estinzione umana volontaria, che è una corita di simpatici mattacchioni, il cui scopo fondamentalmente non è di massacrarci tutti, ma è di smettere di riprodurci. Io ho già fallito perché ho un figlio. Sei stato bocciato. Sono stato bocciato, sì. E di smettere di produrre lentamente, quindi far estinguere la specie umana schiattando lentamente di vecchiaia tutti quanti, proprio perché in nome dell'ecologia dell'ecosistema. Ora, per carità, se estinguessimo domani, come dice, se non sbaglio, un'altra domanda del pubblico. Esatto, perché poi la domanda successiva è: ma sarebbe un bene, sarebbe un male, cosa succede poi? Se noi ci estinguessimo domani, sicuramente, per carità, un sacco di specie ci ringrazierebbero, perché di colpo verrebbero liberato una enorme serie di spazi e di risorse agricole, le città e così via, con quale stiamo spingendo verso l'estinzione. Quindi da questo punto di vista sarebbe, per carità, per loro un vantaggio. Però ecco, il problema è che quando parliamo di estinzione parliamo comunque di qualcosa che ne parliamo perché ci riguarda, cioè nel senso, nel momento in cui possiamo anche decidere di estinguerci domani, per carità, nessuno ce lo impedisce, magari qualcuno pensa che sia una follia, qualcuno pensa che sia una buona idea. Io sono un po' combattuto tra le ipotesi. Il punto è che comunque quello che... un ecosistema ha valore nel momento in cui diciamo anche noi che ci diamo un valore, ecco. Uno può pensare, giustamente, dire ha un valore talmente alto che è meglio levarsi di torno. E sicuramente questo ecosistema farebbe bene, nel senso. Però, ecco, di nuovo, non c'è che ci sia un bene o un male assoluto. Nel senso, uno potrebbe anche voler dire no, preferisco invece che noi continuiamo ad andare avanti e che la terra diventi un immenso distesa di cemento e un parcheggio per veste lunga. Anche questo va benissimo, cioè nel senso che in prospettiva magari atroce, ma dipende tutto dal sistema di valori che ti sei costruito. Poi, peraltro, una cosa che dicevi nel libro, che suggeriva anche San Bonelli, che ci ha fatto la domanda, è che ci sono moltissime specie che si sono in realtà adattate alla presenza dell'uomo, sì. E ci sono nuove specie che continuano ad adattarsi a nuovi ambienti, tra quali l'ambiente cittadino. La cosa un po' triste, in realtà, che ti dà l'idea della rapidità del cambiamento che noi inneschiamo, e che tu scrivi giustamente nel libro, che ci sono specie che si stanno adattando all'ecosistema nuovo che creiamo cittadino, però poi non riescono a stare al passo, esatto, del cambiamento di quello stesso ecosistema che noi, sì, abbiamo creato, sì, perché, sì, i tempi sono un po' diversi, esatto, l'evoluzione è molto lungo. Sì, non sono necessariamente sempre così lunghi come te la raccontano. No, questa è veramente una cosa un po' non tanto nota, ma pensiamo sempre che l'evoluzione sia una cosa di milioni e milioni di anni, e spesso e volentieri va, ma quando sono le circostanze giuste può anche accelerare parecchio. Comunque richiede però comunque dei tempi che sono sicuramente un po' più alti, un po' più lunghi di norma di quelli della nostra evoluzione culturale invece. Quindi sì, giustamente come dicevi tu, magari ci sono delle specie che riescono ad adattarsi all'ambiente cittadino, salvo poi vedersi sottrarre questo ambiente che questa nicchia che siamo trovati sotto il naso, perché, che so, decidiamo di cambiare il sistema di fognature e cambia tutto quello che siano inventate. È vero che le specie comunque si adattano a noi, tanto più che, ironicamente, giusto a fondo del libro, racconto molto brevemente la storia di una specie di topolino che si è estinta perché l'abbiamo abbandonata. C'era che è ancora più struggente come storia di estinzione. C'era una specie di topo di topolino che viveva in tra virgolette simbiosi comunque nella con la comunità di un'isola remota al largo della Scozia, di St. Kilda. Quest'isola poi è stata abbandonata dai suoi abitanti all'inizio del Novecento,
e il Topolino però viveva delle provviste, insomma, derubando come Topolino proprio dei fumetti, questo dei casi animati, questo tipo, questa popolazione qua, questo piccolo villaggio su quest'isola. Sparito il villaggio, spariti i granai, spariti i formaggi, sparito il topo. E quindi è stato. E, più, ad esempio, una cosa che pochi sanno è che stanno scomparendo i passeri. I passerotti sono una delle specie più adattate all'ambiente cittadino, o ambiente comunque antropizzato che conosciamo, ma evidentemente erano adattate a un ambiente di tipo diverso, che io sappia non si capisce ancora bene esattamente perché stiano scomparendo, ma sappiamo che le popolazioni di passeri sono declinate parecchio negli ultimi decenni. Quindi c'è anche questo problema. Il fatto che appunto le specie si adattino a noi non vuol dire che comunque la biodiversità aumenti o comunque ci sia un equilibrio per cui una specie se ne va e un'altra specie si forma perché si adatta a vivere magari a New York. È un punto, come dicevi prima, c'è uno scontro di scale dei tempi che sono spesso incompatibili. Infatti una cosa che poi mi ha colpito anche ripensando e che fa parte dell'impressione generale che dà a leggere il libro, che secondo me cioè della sensazione che ti restituisce, che è appunto di straniamento. Un altro effetto di straniamento ce l'hai pensando a questi tempi diversi che si dipanano, cioè il tempo della vita umana che è difficile, o del cambio generazionale che è difficile da mettere insieme con i tempi dell'evoluzione, che come dici tu sono veloci, però per alcuni animali di grossa taglia o complessi che noi stiamo facendo sparire, tipo gli elefanti, sono in realtà molto lunghi, no? E quindi effettivamente si percepisce questa malinconia, effettivamente direi quasi mortificante, a pensare al lavoro dell'evoluzione che per milioni di anni ha lavorato a costruire una roba complessissima che noi nel giro di qualche decennio distruggiamo, poi adesso al di là della e dopodiché ci vorrebbe un tempo ugualmente lungo anche solo per produrre qualcosa di simile. Qualcosa di uguale è impossibile, ma anche solo qualcosa di simile, sì. E pensavo al fenomeno simile sul fronte petrolio, cioè il nostro accesso all'energia incredibile alla fine deriva dal fatto che per milioni di anni la geologia del pianeta ha permesso l'immagazzinamento del petrolio, noi lo stiamo tirando fuori come se fosse un regalo che qualcuno ci ha dato, però voglio dire, una volta finito, cosa che spero non accadrà perché non è il caso di finirlo e di bruciarlo tutto, però una volta che sarà finito, cioè non è che lo ricrei così, non so come dire. C'è questo senso di questo valore enorme che si produce in maniera naturale e poi noi un po' come dei bruti che arriviamo un po' a caso e non ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo. C'è questa sensazione anche di così un po' di impacciamento anche negli esperimenti di cui adesso ti chiederò. Non so se anche tu guardi. Fondamentalmente, sai, un fisico ti direbbe che è la seconda legge della termodinamica, nel senso ci vuole poco a sfare, poco a disfare, tanto a rifare. Questo vale per tutto, vale per gli ecosistemi. Ad esempio, il petrolio è molto corretto perché appunto richiede un sacco di tempo e poi bruciarlo ci vuole un attimo. Ma anche per gli ecosistemi è così. Proprio tra l'altro, giusto a quest'estate, ho uscito sulle scienze un articolo che ho scritto proprio su un tema che per qualche motivo mi è sfuggito dal libro, che è appunto il recupero dalle estinzioni, anche perché sennò il libro diventava un'enciclopedia, ovvero se di come gli ecosistemi dopo l'estinzione di massa recuperano la loro biodiversità. E qui la paleontologia appunto ci dà un po' di spunti, e quello che si vede è che appunto magari recuperano in tempi non incredibilmente lunghi, nel senso che dipende un po' da cosa vuoi andare a vedere. Ad esempio, guarda quello che è successo dopo il famoso asteroide di Chicxulub che ha disintegrato dinosauri a parte gli uccelli. Il recupero, come dire, si vede che le specie di mammiferi iniziano già a diversificarsi poche decine o centinaia di migliaia di anni dopo le restrizioni di massa, che dal punto di vista biologico è un tempo brevissimo. Cioè, pensare che già 500.000 anni dopo l'estinzione dei dinosauri ci fossero già diversificate molte specie di mammiferi che prima non c'erano. Però tornare ai livelli di ricchezza, di biodiversità che c'erano ai tempi dei dinosauri, ci sono voluti 10-30 milioni di anni. Ecco. Quindi magari hai che, è un po' come dire, c'è un incendio, magari i germogli dei nuovi alberi nascono subito, proprio in realtà, ecco. Certo.
E quindi su questo è appunto questo senso di malinconia che si percepisce, che poi c'è nel titolo, che ho capito alla fine, perché non sono praticamente sveglio, evidentemente, però okay. Sì, si riferisce proprio alla sensazione che ti rimane poi, perché quando vai a vedere queste storie fa un po' effetto parlare di estinzioni. Allora, noi abbiamo ancora un quarto d'ora, quindi suggerisco a chi ci ascolta assolutamente di farci domande, cioè di fare domande a Massimo, anche perché io non saprei come rispondere, perché non so nulla. Nell'attesa che voi ci facciate qualche domanda, io volevo fare un'altra domanda a Massimo sulla de-estinzione. Perché nel libro, che tra l'altro anche nel titolo dice specie estinte e come riportarle in vita, giustamente si parla anche di estinzione e si raccontano un po' di storie, dei tentativi di cui probabilmente chi ci ascolta avrà sentito parlare, perché sono curiose, è una scienza molto mediatica, no? Riportare in vita un animale estinto. Però è una scienza in realtà, insomma, molto ai primordi, molto complicata, piena di domande strane, che mi ha lasciato un po' perplesso, cioè sarà mai possibile realmente e perché è così difficile? Non è solo una questione tecnica, tra l'altro, non solo biotecnologica, ma poi ci sono altre cose che tu, una volta che ne hai prodotto un esemplare, che fai con uno, due, tre esemplari? Quella parte è molto interessante, secondo me, del libro. Sì, tra l'altro appunto in realtà all'inizio il libro doveva essere appunto un libro sulle de-estinzioni, perché in realtà il titolo nasce da un articolo che scrissi tanto per i Tascabie, per la rivista della Treccani, che si chiama appunto Maico e Mammut, sulle de-estinzioni. Poi è stato un libro sulle estinzioni perché mi interessava in realtà... Cioè, dell'apprezzamento sui tuoi articoli che ho messo. Io metto, ringrazio moltissimo. volevo dire, allora, sì, in realtà può sembrare sorprendente, ma c'è gente che pensa veramente a tirare fuori dalla metaforica tomba delle specie estinte. Ora, mi incuriosisce il fatto che tu poni la domanda, come dire, come mai è così difficile? Perché io mi chiederei, ma come mai riesce a essere... Riesce addirittura a pensare a una cosa del genere? Perché se io ci penso, cioè, mi sembra una roba talmente... fuori dal mondo, anche se sapendo come funziona, che mi stupisco ogni volta. Però sì, nel senso, è difficile perché ovviamente non è che possiamo plasmare le specie estinte come dei golem nell'argilla. Ci serve essenzialmente materiale genetico. Ora, in realtà, chi ha visto Jurassic Park sa già tutto, cioè sa già come funziona il discorso. Serve il DNA della bestia che vuoi clonare, clonarla in laboratorio e riottenere in qualche modo la specie estinta. Ora, Jurassic Park fondamentalmente sbaglia su un unico punto, che nelle zanzare, sepolte nell'ambra, in realtà non ricavi niente. C'è gente che ci ha provato a vedere se c'era DNA negli animali rimasti incastrati nell'ambra, e purtroppo si degrada irrimediabilmente, anche tra l'altro dopo poche centinaia di anni, quindi non c'è proprio speranza di riottenere i dinosauri, quindi quelli scordatevi. Ma i mammut, ad esempio, dei mammut abbiamo la sequenza del DNA, abbiamo la sequenza del genoma. Perché completa, tra l'altro, mi sembra di aver letto. Completa, sì, adesso lì per la completezza della sequenza dei genomi è sempre un qualche, vabbè, complicato. Complicatissimo, perché te la spacciano come completa, ma poi mancano le sequenze non codificanti, si entra qui in un discorso molto tecnico. Magari Bertacchi potrà fare un discorso più completo. Ma... comunque sia, abbiamo comunque abbastanza sequenze di DNA da poter pensare di farlo, ecco, è abbastanza completa. E il problema è che, ad esempio, questa sequenza qua però esiste come sequenza completa, appunto, nei nostri computer, perché come è stata ricavata? Hanno preso le cellule dei mammut, che sono surgelati nel permafrost siberiano. Questo DNA era diviso, perché comunque col tempo il DNA è fragile e si degrada, in pezzettini molto piccoli che erano poi riassemblati insieme tipo puzzle al computer per ottenere la sequenza completa di letterine. Quindi non è che posso prendere la cellula di mammut, metterla in una cellula uovo e sperare che nasca il cucciolo di mammut. Devo risintetizzare la sequenza genetica del mammut. Allora cosa succede? Che qualcuno ha detto, sì, vabbè, risintetizzare la sequenza genetica del mammut è una cosa... ti richiede dei decenni di lavoro, una quantità di risorse spaventosa. Troviamo un metodo un po' più furbo. Prendiamo l'animale più simile al mammut che conosciamo, che è l'elefante indiano, geneticamente, e andiamo a vedere la lista delle differenze. Dopodiché io prendo il genoma dell'elefante indiano e modifico solo i pezzetti che cambiano rispetto al mammut. È come prendere due versioni di un libro leggermente diverse, che sono la bozza, la versione stampata, e convertire una nell'altra guardando cosa è cambiato, no?
o come, che so, prende un mio il tuo ritratto, invece di fare il ritratto da zero, io prendo il tuo ritratto, ti metti, aggiungo i capelli, ti tolgo gli occhiali e poi alla fine ho la foto di Sandali. Ora, qual è il problema? Però che a sua volta anche fare questo lavoro di trovare differenze è comunque molto lungo. Allora si sono detti, il ricercatore fa questo lavoro, focalizziamoci solo sulle differenze che sono importanti, e quindi casca l'asino. Perché quali sono le differenze importanti? A priori qualcosa puoi tirare a indovinare, ma non lo sai mica. Quindi in realtà quello che salterebbe fuori da questi progetti, che tengo a precisare sono progetti molto embrionali, molto, cioè c'è gente che studia un po' vagamente la fattibilità di queste cose, ma non c'è nessuno che si sia messo a distinguere i mammut. C'è invece un caso in cui qualcuno ha fatto seriamente questo, ma adesso lo parlo dopo. Diciamo, per quanto riguarda mammut, cosa succede? Succede che alla fine tu ottieni una bestia geneticamente modificata, che alla fine è una specie di elefante indiano molto modificato, che è un simulacro che approssima quello che noi pensiamo sia un mammut. Sì, praticamente è una nuova, un animale nuovo creato dall'uomo, quindi l'animale è un animale per assomigliare geneticamente a un animale stile. Mammut. Questo senza considerare il fatto, appunto, che perché la malinconia di mammut? Perché il primo pseudo mammut che fai nascere, poverino, si troverebbe completamente solo a nascere da genitori che non sono dei mammut. E sappiamo, ad esempio, che i mammut erano degli animali sociali, vanno in branchi come tutti gli elefanti. E quindi in realtà tu hai ricostruito sì la specie come individuo, ma non hai ricostruito la specie con tutto il suo contesto ecologico, perché non c'è più la steppa dove vivono i mammut, non ci sono mandri di mammut in cui mettersi i poveri mammut, non c'è niente del contesto anche culturale, perché gli animali hanno una cultura. Questa è una cosa che spesso dimentichiamo, ma molti animali complessi come i bambini, elefanti e balene e così via, hanno una trasmissione culturale, anche certi uccelli ce l'hanno, e qui la perdi completamente. Sarebbe, insomma, è difficile dire che hai veramente recuperato la specie, come dire, sei arrivato, ha fatto questa impresa titanica dal punto di vista biotecnologico per ottenere qualcosa che alla fine ti togli una specie di soddisfazione, di sfizio, ma non si sa cosa ti possa dire. Però è vero, ecco, che ci sono dei casi invece ancora più rari di specie che si sono estinte magari molto recentemente, non so, pochi anni fa, di cui magari abbiamo veramente le cellule congelate o i semi nei casi di certe piante, e lì allora puoi pensare veramente di clonarle, nel senso vero e proprio del termine, di riottenere l'animale estinto. La cosa fantastica è che ci siamo riusciti. In almeno due casi, un animale e una pianta. Con la pianta, lo dico subito, ci siamo riusciti piuttosto bene. Abbiamo recuperato i semi, che erano l'ultima cosa vestigia vivente di quella pianta lì, li abbiamo clonati, abbiamo riottenuto le piantine. Però siccome la pianta ce lo dimentichiamo, di solito nelle storie, negli articoli scientifici divulgativi non ne parlano più. La triste storia delle piante. Sì, si chiama Cylindrocline Lorenzei, è una pianta che viveva sull'isola di Maurizio, sulle stesse del Dodo, tra l'altro, e quella l'abbiamo più o meno recuperata. E poi c'è un animale, che è uno stambecco dei Pirenei, di cui appunto si è estinto l'ultimo esemplare nel 2002, mi sembra, ma i ricercatori erano stati abbastanza accorti da congelare immediatamente del tessuto dell'animale morto, perché lo seguivano con un radio collare, quindi povera ultima stambecca è morta, poverina, perché è caduta addosso un albero, poverina, e sono andati immediatamente a recuperarla, e hanno recuperato, preso le cellule di questo animale, l'hanno clonato, ed è nato, dopo anche qui una serie pazzesca di tentativi, sono avuti credo 400 tentativi, hanno ottenuto effettivamente il cucciolo di stambecco, che però poverino è vissuto solo 7 minuti, perché una cosa che capita a molti cloni di mammiferi è che nascono con degli organi malformati, i polmoni nel suo caso, e il povero neonato non è sopravvissuto, sarà molto triste. E tanto più che infatti i ricercatori stessi l'hanno pubblicata molto tempo dopo su una rivista molto piccola, quasi vergognandosene, nonostante siano riusciti in un'impresa storica, che è stata la prima de-estinzione di una specie vivente, tecnicamente, formalmente. Certo, è durata talmente poco, ma... Ok, no, una domanda adesso? Sì, vediamo se... Vabbè, ci chiedono ovviamente, Rudy Spiri ci dice sono le applicazioni più probabili di CRISPR. Sì, nel senso che anche quello di cui parlavi tu prima, immagino, sì. Cioè andare a ricostruire il mammut modificando dove è necessario, dove è strettamente necessario un elefante per farlo somigliare a un mammut, è una cosa che si dovrebbe fare, immagino, con la tecnica di CRISPR.
editing. Allora, su CRISP c'è gente molto più qualificata di me a parlarne. Oddio, adesso mi confondo sempre, non so se Anna Meldolesi o Silvia Vincinelli, una di queste due che ha scritto un bellissimo libro su CRISP che si chiama L'uomo che è l'uomo, e quindi lascerei a loro la parola magari in future edizioni di Bergamo Scienza a fare di questa tecnica. Anche è una delle tecniche che si vuole usare per editing genomico anche per questi progetti di distinzione, tanto più che il leader del progetto di distinzione mammut è proprio George Church, che è il genetista di Harvard, che è un personaggio allucinante nel bene e nel male. Un personaggio veramente bizzarro, questo sì. Veramente bizzarro. Io sono stato una volta a Boston a vedere una cosa totalmente scorrevata sul Precision Medicine, e ho visto c'era George Church, ci ho anche parlato 5 minuti, è questo uomone enorme con la barbona, impressionante assolutamente, e mattoide totale, e lui è uno dei principali pionieri di CRISPR, non uno degli inventori, ma comunque uno di quelli che ha portato avanti la tecnica, ha sviluppato parecchio la tecnica, e lui infatti vuole usarla anche per questa cosa qua, questo sì. CRISPR è una di quelle cose che si può usare per qualunque cosa. Guarda, io sono laureato in biotecnologia tecnicamente, ma prima di CRISPR mi sono laureato, e io come biotecnologo formalmente faccio molta fatica a indovinare cosa potrebbe servire, perché ogni volta leggo qualcosa che mi stupisce. George Church ha addirittura, se non sbaglio, proposto un rivelatore di materia oscura basato su CRISPR. Non mi chiede come funziona. Praticamente applicazioni a... No. Si può fare tutto ormai con CRISPR. Si può fare di tutto. Tra l'altro, con questa domanda, diciamo, anche qui tecnica, è interessante, perché poi quello che succedeva, che raccontavi tu, che non si pensa spesso al fatto che gli animali hanno poi una cultura, fa un po' impressione, cioè ti rendi conto che hai distrutto l'essere vivente e lo riporti in vita, ma poi in qualche modo non sai educarlo a essere quello che lui dovrebbe essere. E c'era anche una storia che avevo letto abbastanza di recente su un tentativo simile, ma non su una specie estinta riportata in vita, ma su una specie che si stava estinguendo, e allora la femmina era talmente in una situazione di fragilità che non potevano lasciarla fondamentalmente andare libera, per cui gli uccellini che nascevano erano allevati, diciamo, ed educati da dei ricercatori che addirittura, non sto scherzando, si travestivano con delle piume, perché per non sembrare, perché era un attaccamento, insomma, vicino alla madre quando era presente, e poi avevano cercato di insegnargli a migrare, che è una cosa che dici anche tu nel libro, cioè come si fa a insegnare a degli uccelli a migrare se non ci sono dei compagni più grandi che glielo insegnano. In quel caso c'era un velivolo, un drone, che era travestito e che sarebbe stato seguito da questi uccellini per apprendere le migrazioni. Poi alla fine li hanno lasciati liberi e al momento non è chiaro il successo dell'impresa, però per dire che è un'impresa titanica, cioè e la titanicità dell'impresa sta nel fatto che non è solo una questione biologica, ma è proprio un universo, no? Quello di una specie. No, infatti, tra l'altro, parentesi, ho contato un secondo, vuol dire che se volete appunto parlare di CRISP, invitate Anna Meldolesi, che è lei quella che sa tutto di CRISP in Italia, quindi... Allora, inviteremo certamente Anna Meldolesi a raccontarci di CRISP, che insomma ci sono poche cose più attuali e più curiose. Noi siamo arrivati alla fine del nostro percorso. Quindi intanto ringrazio Massimo per essere stato con noi, per averci raccontato del suo libro, che è La malinconia del mammut, specie estinte e come riportarle in vita. E io sono stato molto felice di questo incontro e di aver scoperto e letto il libro, che è veramente stata una bellissima esperienza. Vi ricordo che seguiranno ovviamente numerosi incontri da qui all'inizio del festival, e di tenere controllato il sito di Bergamo Scienza, che è www.bergamoscienza.it, o di seguirci sui canali social per scoprire tutti gli incontri del programma. Io mi limito a ricordare il prossimo incontro, che è giovedì 11 febbraio, che è La matematica è un'opinione, è un punto di domanda ovviamente, anche perché se no Pier Giorgio Di Freddi, che è invitato a parlare, probabilmente ci avrebbe sgridato, e moderato da Gianluca Dotti, in cui parleremo di numeri e del modo in cui usiamo i numeri, a volte bene, a volte male, a seconda di quello che, diciamo, un po' che ci interessa, e credo che anche questa pandemia sui numeri abbiamo dato i numeri.
e continuiamo un po' a darli, però ci aiutano anche a capire cosa succede, quindi insomma parleremo di questo. E poi vi ricordo anche che invece il 18 marzo, giovedì 18 marzo alle 18.30, ci sarà il prossimo incontro sempre con autori di libri per presentarvi un nuovo saggio molto molto interessante che si chiama Il giro del mondo in 6 milioni di anni con Andrea Brunelli, saggio scritto da Brunelli insieme a... e qui mi sono perso, quindi mi immagino resterà nel mistero l'altro autore del saggio. Barbuiani, bravo, che tra l'altro sta iniziando un mio decadimento cognitivo, quindi ultimamente ogni tanto non mi fanno e sono due, il mio ormai. Finiamo con questa nota di positività e niente, ringraziamo tutto il pubblico che è stato collegato con noi e di nuovo ringraziamo Massimo. Grazie a tutti. Buona serata a tutti. Buona serata a voi, buona serata a tutti.